Sono le vette aperte. Andate a bettare. Oh no, arrivo. Resisti. Quanto è veloce. Se clicchi col destro gli vai addosso, eh. No. Capito? Sì. L'ho visto che non l'hai fatto. Sì, ero distratto. No, scappo. Me la volevi lasciare? Sì. Oh cazzo, oh, no. Sono morto. Non è detto. Sì, cavo. Flash out. Avevi il flash per uccidere Silas. Ma non posso flashare per Singed. Uccidere quel tipo. Singed, scusa. Ma avevi il flash tutto sto tempo, potevi uccidere Singed. Ho preso il red, quindi se vuoi andare a prenderlo sei il benvenuto. Sì, ho preso il rosso, mi sento di destra. E c'è qua la Silas forse. Ma ho preso il rosso, è un orientamento politico, dimmi di no, Minus. Sì. Fai politica su Twitch? Pessimo. Sì, io faccio politica su Twitch. Infatti guarda, sei rosso come personaggio, usi le spelle rosse. E hai preso il rosso. Proprio... E si chiama, in tutto questo si chiama coerenza. Vladimir. Oh no. Ci stanno per chiudere i canali. Oh no. Lo sai perché mi sta molto sulle palle Singed? Perché se guarda le sue summoner spell, blu e giallo. Tu trascenderai. Trash in pista? Sì. Ma lo sai che è per forza pre-made con Jin Trash? Perché? Perché non c'è duo senza Trash. Però ragazzi, mi raccomando, non roviniamo l'esperienza di gioco con le altre persone. Cioè, siamo qua per divertirci. Evitiamo di trovarci un Diamond che dice di essere Silver. Esatto. Robe simili. Possibile. Ho fatto più kill di te. Game. La vedo difficile fare meno kill di Ivern. Ho fatto due quadre. Nice. Oh, vediamo che... Abbiamo un vantaggio di due quadre. Cattivissimo! No. Oddio! First blood di Silas che scompare poi dallo schermo perché la regia decide di non farcelo vedere. Impressione. Bravi, cazzo. Faccio due giri di notte. Cazzo, Morgana aveva quasi peccato Tristana. Jumpin. Bello mid, bello mid. Bello bot. Anche bot lane. Mamma mia. Ever prova a fare qualcosa, ma. E niente. Troppi gold da spendere per Silas. Influenzano il fight from. 1500 gold di vantaggio in 5 minuti. Bello l'engage. Bella combo. Ma si è. Bene, perfetto. GG bot. I'm in danger. Sia, ma cosa mi fai? Però noi prendiamo Herald. Ivern con Yorick. Herald. Engage me. Via, non entrate. Andate via. Fuggite, shock. Vai, bella. Oddio. No, vince Silas. Oddio, bello. Oh cazzo. Oh no. Oh oddio. No. Sì. Perfetto. Set doppio W. Yorick zero mana. Però c'è la Vergine Viva con poche HP. Ma non ha. Ma che fa? Ma che fa Nubi? Ma è scappato. Oddio. L'hai ghiacciato. La Q. Baby. Una in per fare i danni. Una Q moriva. Non lo so, guardati. Attenzione Varus contro. Oddio. Sì, c'è il flash. No. Sì. Baitata. Mission failed. We'll come next time. No, Dio, per un attimo l'ho vista rientrare di nuovo nella porta di Morgana. Ci saluta. Ciao, Dave. Aia, qua può essere brutto. 3v3, ma noi siamo danneggiati. Dentro nel fight, preso fuori posizione. Ma Tristana cosa fa? Veramente problematico. Bello il cleanse, bello. Mi sa che qua mamma è... mia. Bam. Demolizione totale. Bam. Demolizione totale. Mordekaiser. Mannaggia. Alla fine non è l'importante vincere e divertirsi, quindi. È vero. Infatti io gli ho detto trattate bene gli altri nemici, non li biemmate, non fate mot, non recollategli in faccia, non fate nulla del genere. Flashback. Non riuscite manco a stare su Discord. Fate FF15. È già vinta. Come non jinxarlo, ragazzi, li dobbiamo distruggere. Sono tutti silver. E su metà dei player sono jungler. Noi siamo azzeccati in tutti i ruoli.
proprio recollategli in faccia, no? Taunt, emote, proprio pam 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 pam, cattiveria. C'è proprio la dominanza della nostra chat, deve essere, ok? End of flashback. Odo? Vai, Odo, vai. Potrebbero salvarlo? Potrebbero salvarlo? Potrebbe uscire una cosa positiva, eh? Ok, c'è la ulti, sì, sì, c'è il flash, sì, Mordekaiser, sì, sì. Flash out, no, bravi. No, peccato. Oh no, no. Di nuovo uno di vita. Sì, sì, però sì. Qua, qua, qua. Oh sì, sì, sì. Godo. Tirate giù quel no, boss. No, no, no. Uccidetelo. Doppia W. Ok, Tristana è viva. Contestate di sto bar. Ma cosa pure Yorick. Un'altra kill per il nostro team. Bello, 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 bello. Un'altra kill. Boom. Però è Tristana penta qui. Però Tristana pulisce. Tristana può fare penta qui. Non so se può. Sì, 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 proprio. No, si stanno tankando il Baron tutti. Qua, pulisce. No, Tristana, vai in. Oh, reset W. C'è anche il flash, Tristana, boom. Quadro per l'uccisione. Sì. Troppo, troppo rischiosa questa giocata. Perché se sai, io ti mando Tristana insieme a Lissandra, lo uccidono. Sì, sì, quello sì, però Yorick, cioè, lo one-shottava qua, Seth, non aveva modo di giocare. Sì, però sì. Lo mette dentro quel muro lì e... È la botlane che OTP contro non OTP, si è sentita troppa la differenza, giustamente. Sì. Mamma. Non è ancora finita, non è ancora finita, ci credo. Ci credo. Vai vergine, vai vergine. Killa quella Tristana. GG. GG. Facciamo un po' di presentazioni. Alien Balien, il futuro main di un campione che sta fermo e fa la Q sul posto. È bello, 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 bello. Molto bello. La signorina Itomi Okami, cosplayer. Hello. Simpaticissima e gli piace il bubble tea. La signora Kamisara, nuovo approccio di... Hello. Cioè nuovo, relativamente nuova su Twitch. Il signor Malgax, con cui abbiamo appena fatto due partite, dove ci hanno spaccato in Adamant, dove noi abbiamo spaccato nella draft. Il signor Rico Master, il rancuno italiano di TFT. Se giocate a TFT conoscete sicuro Rico Master. No, però ok, ti ringrazio. Vabbè, vabbè, lo sei stato tutti i set, va bene. Poi la signorina Alerendis, la streamer di LOL numero uno in Italia, non si sa ancora come mai. E poi Urgod, che nonostante non è stato il rancuno italiano di TFT, in questo momento è sopra di LP Arrigo. Se fai i disegni bene come le carbonate. No. Partito, ok, okay, liceo artistico. Oddio. Il corpo inizia a prendere una piega strana. Monocromatico. Vai, tipo un alien. Cos'è? Vabbè, perché è tutta rosa? No, no, ma ho capito. Ma è l'intreccio di Avatar questo, con le frecce. Che doveva indovinare? Ah? Cos'è? What the fuck? Ah. Come hai fatto? Non lo so, mi è venuto in mente. Oh. Vai, Giulia, te che hai fatto l'artistico. Anch'io ho fatto l'artistico. Siamo tutti lo stesso stile, noto, eh? Sì, il rosa è il punto focale. Ah. Mamma, mamma. Okay. Questa è abilità shame. Rico, ma Rico non è uscito come parola, non so perché. Tu devi salvare te stesso, Paul. Uff. Niente mi può salvare. È impressionante come non riusciamo neanche a disegnare dei semplici omini stilizzati. Ok, adesso cerco. Non guardate la mia stima, ovviamente. Il farto! Mi devo ricordare i colori. A me vengono in mente parole, ma mi sa che non... IMS! Va! Non ce l'hai preso mezzo secondo prima di me. Come fai a scrivere Iran? Come fai a scrivere Iran? Io faccio finta di non vedere, no? Forse sembra tipo qualcosa che mangi. Disegno, ho capito il disegno. Oh, ma regà, abbiate fede, sono bravo a disegnare, non a scrivere. A few inches later. Oh? È un albero, spero. Un albero? Sì.
No way, un albero. Ah, ho capito. Ah, eh? Dalla conformazione della parola, l'ho capito. No. Mamma mia, il colore è blu. Perché? No, ma raga, sbetto colore, cioè, non è blu, what the fuck. Figlio di cazzo. Io rinuncio. Frutta bianca. No, porca di cazzo. Ma noce di cocco. Oh, io mi rifiuto di giocare, ragazzi. Oddio. Mamma mia. Eh? Porca la parte sopra, che... capite, la parte sopra è importante. La parte sopra. No, no. No, cos'è? Non è proprio così, eh. Non è canonico. No. Ah. Ho fatto proprio male, vabbè. Eh? Bam. No. No, no, cos'è? Il disegno è ancora prete? No, io no. Io mi sa che non scrivo, ragazzi, un guinzaglio. Ma che cos'è, scusa? È un guinzaglio, una corda? No, no, sono le mani, sono le mani. Cosa gli sta facendo? Ah. No, io forse ho scritto qualcosa per far. Allora, adesso vi faccio un paragone. Prima o poi uscirà una delle nostre, donna occhiata. Io metto sempre Rico. Ma come fai? No. Mamma mia. Ah, no. Ma? Avrei detto senza mani, però non... Zitta. Ehi, Rico! No, adesso un paragone. Vi faccio un paragone. Ma vaffanculo, brutto. Che cos'è? Vaffanculo pure tu, vai a fare. Io non lo scrivo. Non l'ho anche scritto alle rendi. Cagna. Ma boh, guarda veramente. Vabbè. Ma l'ultima è, non so come, cioè, tu hai detto fate un paragone, tu hai scritto braccio, io boh, zampa. Così. Ma tu, Rico. Rico, per andare in bagno alzi la gamba pure tu. Però mi sono un po' trollato. Perché le canne non la alzano la gamba. Ma è vero, le femmine si siedono. Il mio si siede, raga. No, i cuccioli si siedono. I cuccioli si sì, siedono. Ma di solito, cioè, avevo anche il cane di famiglia, a 4 mesi faceva già la pipì con la gamba su. Invece il mio è tonto. Pensa che quello di Rico si è tinto i capelli blu. Ma cosa? No! Cosa? Partito alle rendaise che alza la gamba per la pipì. Oh, ecco, no. Minus, brutto passato. Non mi è mai arrivato Morgan che viene pisciato dal Magic. No. Godo. Ah, ma era Urgot. Si pensa in braccia ancora. No. Dai, male. Ma c'è il copio in colla, c'avevi, scusami. Raiko, dai il flauto alla cagnolina. No! Questo è Urgot sicuro. Una frase così potente e spezzata. Mi sembra che sta peggio il minutodo. Godo. Godo. Salvato così. Ma quello è Vladimir. Ma cosa sta rompendo Vladimir. Ma cosa sono? Sta rompendo Vladimir. Minus è un polipo, la gelatina. Era tipo in ginocchio. Ma in ginocchio, ma sono blu senza i capelli. È un blob, ci sta. Avete a cagare tranne le girls. No! Comunque sembra un coppia in colla, impressionante come sia uguale. Basta bullizzare alle rendaise in un'ora di barra 3. Io penso che ci sia un cielo, no? Non penso. Alle rendaise diamante 4. L'ha detto Camisara, ovviamente. Io ci hanno fatto lo sticker del mio quadro. Ha scritto no duo, c'è scritto no duo, master senza le duo. Vabbè, è rimasto uguale. Sempre Diamond. Cos'è? Ma come fa a essere Giulia quel blob blu? Ma tra l'altro è il mio disegno questo. Centauro saluta Giulia che è bella. Centauro. Va bene. Centauro che ci prova con una ragazza dotata. Anche qua sta pisciando.
No, perché sono tornata io. Adesso la regola è che non potete uscire da qui, non potete superare questa linea qua. Al minuto 2 scatenate l'inferno. Sta per iniziare. 4, 3, 2, 1. La prima accettata volerà da parte di Vale Keita. Anubi, Anubi seguirà con un altro miss. Closissimo, what the fuck. Miss a Queen, Ita Anubi. E siamo in pareggio. Siamo in pareggio. Ita Anubi, vantaggio di tempo su Anubi, anche se dovesse ittare Queen. Ma Ita Queen. Ita di nuovo Anubi, come abbiamo visto ormai sta spammando le spell, quindi ha un tempo di vantaggio. Dio, che hitbox sporca. Che hit. Dio, Anubi sta dominando. Due di fila. Ma se missa qui, stiamo già iniziando un pareggio. Ogni volta che Mundo missa una spell paga un sacco di HP. Seguiamo, gli dice. Un pochino fuori, ma va bene, lo perdoniamo. Accettabile, non ha adoggiato nulla con quel pochino fuori. Anubi qua ha un grande vantaggio, un grandissimo vantaggio. Sono almeno due Q missate. E qua Ita. Ita, ricordiamoci che qui c'è ancora il barrier, sia il barrier che il flash, mentre Anubi c'ha solo il flash. Mamma mia, che hitbox sporchi. Mamma mia. Barrier usato. Adesso userà il flash Anubi, secondo me. No, invece, dodge, è Queen ad usare il flash. La vedo dura però qui per la signorina Vale. Un ultimo hit. Oddio, c'è ancora una chance. C'è ancora una chance, li missa tutti Anubi. Li missa. Può recuperare. Se hitta questa Q. Oddio, la rimonta. Muore da una Q ancora. Oddio, la rimonta di Vale. La di Vale. La rimonta di Vale. 100, la 0-100 non me la voglio perdere. L'animazione di Q. Via. Boom. Anubi, vantaggio 1-1. Uno pari. Ricordatevi, 20 euro in palio di RP. Mamma mia, Spartano già in vantaggio enorme. Anubi si avvicina al pareggio, ma barrier immediato. Miss però subito dopo. Bel colpo da parte di Spartano, bel colpo da parte di Anubi. La battaglia è ancora apertissima, Spartano con un leggero vantaggio. Anubi le prende tutte. Bello il dodge di Spartano, che gli assicura un dodge. Il vantaggio enorme da parte di Spartano. Il vantaggio enorme. Ma il recupero non è impossibile. Ricordiamo che Anubi ha già usato il barrier ma non il flash. Spartano usa adesso il barrier. Anubi si sta riavvicinando. Ha missato, ok. Sì, hanno missato entrambi. E qua Spartano di nuovo ripassa in vantaggio. Con un bel hitmox Anubi si avvicina. Se qua Spartano dovesse missare, se qua Spartano missa, la partita è apertissima. Hittando Spartano consolida il suo vantaggio. Due Q mancano da Spartano. Una Q ed è sua. Una Q da 20 euro di RP. Una Q contro 3 Q. Bravo Spartano. GG. Questi siete voi. Siete pronti? Mettiamo un po' di musica. Guardate cosa siete. La scena. L'ho cambiata. Il primo è Steppo, cugino rap secondo. Subito dietro? Quanto è lontana la win? Oh mio Dio. Oh mio Dio, Mac, non ci credo. Non ci credo, Mac. Non ci credo che hai vinto tutto oggi. Hai vinto di nuovo tu. Ma sei uno scammer. Come puoi aver vinto tutto tu? Tu oggi hai vinto tutto, Mac.
grazie infinite della compagnia a tutti nuovi, spero di rivedere tutte le persone nuove, spero veramente col cuore che vi sia divertito questa giornata per i sub. Ci sentiamo, veramente veramente mi ha fatto felice ripotervi scambiare qualcosa, grazie di cuore, ciao.